Sono Ardo 40, ho realizzato l'illustrazione con i pugni al petto, le rose nel cuore e il cielo negli occhi per il libro di I pugni al petto di Dimitri Ruggeri. Questo libro parla di un ragazzo che si trova ad affrontare la scuola navale Francesco Morosini di Venezia. È un tema a me molto caro perché sono stato anch'io allievo di quella scuola e ho ben chiaro nella mente il momento in cui si ricevono le punizioni, e una di queste punizioni è i giri di corsa nel campo della scuola, che si chiama Campaccio, e questi giri di corsa devono essere fatti con i pugni al petto. Al di là della nostalgia, per me è un ricordo importante perché mi fa andare con la memoria a quel valore che mi ha trasmesso la scuola. La cosa più importante che ho imparato in quegli anni lì è stata la capacità di resistere alle difficoltà. E perché le difficoltà nella vita si incontrano tutti i giorni, ma è con la tenacia e la voglia di andare avanti che si risolvono, e queste cose ho cercato di metterle in questa illustrazione per il libro di Dimitri. Allora, io di solito lavoro sulla carta o con i pennelli. Per quest'opera ho deciso di sperimentare il disegno digitale e quindi ho lavorato su una tavoletta grafica Huion con un software che si chiama Fresco di Adobe Fresco, e ho cercato un programma che simulasse l'effetto del pennino inchiostro su carta. È venuto bene, quindi sono contento del risultato, mi è piaciuto, però penso che io rimarrò comunque per il futuro a lavorare su carta, su quei pennini. Perché il digitale ti dà la possibilità di correggere sempre gli errori e quindi forse ti fa lavorare in maniera troppo spedita, mentre quando lavori su carta con l'inchiostro non puoi sbagliare, perché se sbagli devi buttare via tutto, quindi non puoi correggere, non puoi fare control crunch, e questo ti dà forse uno stato di meditazione più profondo che mi piace di più. Due anni fa con un collega Pico, Pierfrancesco Piccolomini, abbiamo ideato un progetto editoriale che si chiama Rime con i Baffi. Quest'anno, nel 2023, Rime con i Baffi ci ha portato, a me e a Pico, a essere co-direttori del Festival di Letteratura Italiana a Barcellona, Festival Internazionale, sezione ragazzi, e il FLIB. E per il 2024 ci hanno riconfermato questo incarico, quindi è una cosa molto bella. E i libri delle Rime con i Baffi sono editi dall'editore Libri Volanti, e sarà una collana di 7 libri. Adesso nel 2024, verso aprile, dovrebbe uscire il terzo volume, che sarà presentato alla Fiera dei Libri per Ragazzi di Bologna. Quindi i miei progetti per il futuro sono continuare a realizzare libri per ragazzi e anche portare avanti invece un tema più per adulti su cui sto lavorando da un paio di anni, che sono la reinterpretazione del mazzo dei tarocchi con uno stile molto particolare. Sto creando questo mazzo che si chiama lo Strigarum Arcana, il mazzo della strega, e al momento ho già disegnato i 22 arcani maggiori e ho portato avanti questa mostra prima a Fano e l'anno scorso a Roma, e per l'anno prossimo sto cercando di portarla a Gradara, quindi insomma un periodo un po' impegnato. Spero di avervi raccontato tutto
Vi invito a leggere Con i pugni al petto di Dimitri Ruggeri, che è un romanzo molto bello e molto appassionante. Quindi, pugni al petto e via di corsa.